Giorgio Petrosian ci ha segnato sull'occhio destro il giapponese Tamakusa. Il destro a segno ancora. Prova ancora con il sinistro. Riuscito a chiudere bene la distanza Petrosian. La cosa peggiore che puoi fare è scambiare in questo modo con Petrosian, perché con i missili che ha nelle braccia può solo finire male. Era toccato poi al gol. A segno ancora. Ma poi com'è pulito nei colpi, è incredibile, di una pulizia straordinaria questo KO. Siamo al 7, 8. Ce l'ha fatta in piedi. E però è semplicemente da fermare. Non è in grado di continuare il giapponese. Cerca di legare una battaglia. Ah, ma è in grado. Sai cosa ti dico? Che se non era giapponese si mette in piedi. Solo i giapponesi hanno questa incredibile mentalità. Era KO quello. E di nuovo in piedi, eh? Sì, sì, però cioè, sono stati due momenti, due fucilate proprio. Sì, comunque è proprio quei flash che arrivano e ti spengono totalmente la lampadina. Cioè, secchi, netti, puliti, non avrebbe avuto senso ovviamente continuare l'incontro, ma a parte che era un KO netto andato giù, però aveva creato tutte le premesse perché l'incontro poi si esaurisse in pochi secondi. Tanto la supercoppa pronta, rivediamo quello che è successo. Ma il sinistro è stato eccezionale, questo qua, perché poi anche dal rallenti sembra non vedersi, ma c'è, adesso lo vediamo meglio qua, guardate come l'ha preso proprio sul muso. Ci sono tanti KO di questo tipo nella carriera di Giorgio Petrosian. Quei KO in cui, guarda, ha subito accettato di prendere un colpo, ma sa che, sai, come dici, ne prendo uno che pesa 10, ma ne prendo uno che pesa 100. Esatto, esatto. In quel momento Giorgio ha sacrificato quella parte di spazio e ha incassato un colpo, però il suo sapeva che avrebbe giocato. L'inchino del giapponese. Vede che al di là delle sue capacità di riprendersi dai due lockdown e il secondo definitivo subiti, va detto che grande rispetto insomma dimostrato dal nipponico. Beh, assolutamente sono dei samurai in questo. Sì. Si conferma campione mondiale Ischia Giorgio Petrosian. Sommesso